Ciao ragazze, perdonate il saluto non troppo caloroso, ma oggi mi accingo a parlarvi di un libro che mi ha veramente colpita e quindi sono già in modalità, non lo so, sono già dentro la storia. Comunque parliamo di Io prima di te e di Jojo Moyes. Come vi dicevo prima, appunto, sono anche un po' in difficoltà, mi rendo conto di essere un po' preoccupata per questa recensione perché è un libro che mi ha veramente toccato nel profondo, quindi ho deciso di non preoccuparmi della durata del video, di cose di questo tipo, cercherò semplicemente di dirvi quello che mi ha trasmesso. Allora, partiamo col titolo che è Io prima di te, appunto. Io prima ho detto Jojo, Yo-Yo, non lo so, insomma, a me verrebbe da dire Jojo Moyes più che Yo-Yo, io non mi ricordo lo Yo-Yo, insomma, boh, mi fa strano chiamare una persona così, però può anche essere che si dica appunto Yo-Yo, quindi perdonate qualora appunto avessi sbagliato. Il titolo mi piace, cioè in realtà non c'è una cosa che non mi sia piaciuta di questo libro. È così, è entrato di diritto nella mia top 3, cioè è veramente uno dei libri più belli che io abbia mai letto e vi assicuro che nell'ultimo anno ne ho letti veramente tanti. E questo libro mi ha conquistata. Dunque, il titolo è perfetto perché parla di questa ragazza e questo ragazzo che si incontrano in circostanze che tra poco mi accingo appunto a spiegarvi e come cambiano entrambi dopo questo incontro, quindi la differenza da come erano prima di conoscersi e come sono diventati dopo questa conoscenza, quindi bellissimo, mi piace da morire. Parliamo della trama e per appunto per risparmiare tempo vi metto una slide. Allora, quando lessi la trama di questo libro mesi e mesi fa, ero molto preoccupata e non volevo leggerlo, proprio perché, come vi dissi nei miei video precedenti, magari qualcuno di voi non li ha visti, quindi lo ripeto, sono una persona sensibile, non lo dico per dire, nel senso non è che lo dico perché voglio, come si dice, leggermi a persona sensibile, ma perché mi succede un sacco di volte che mentre leggo mi ritrovo a piangere o mi ritrovo proprio ad avere sensazioni strane allo stomaco, perché mi immedesimo talmente tanto nella storia che ha la capacità di influenzare anche la mia vita proprio, cioè sia in positivo che in negativo. Mi è successo con dei libri che ci ho messo settimane per riprendermi e un libro in particolare, una trilogia, ancora mi devo riprendere, non mi sono ancora ripresa. Questo per dirvi che appunto ero molto scettica, siccome questo libro, tra l'altro parentesi, lo vedete in cartaceo perché c'è solo in cartaceo, non c'è in ebook, quindi io sono abituata a leggere sul... ciuffo, stai buono, grazie, non sono abituata ad avere i capelli sciolti davanti, vabbè, io sono abituata a leggere in ebook appunto, ma non c'è, solitamente io leggo in ebook, poi se il libro mi piace, mi conquista tanto, si aggiunge alla mia libreria che è lì sopra che voi non vedete, però vabbè, insomma, quindi solitamente prima preferisco leggerlo in ebook per risparmiare spazio e anche soldi, perché magari il libro non mi piace o non mi è piaciuto particolarmente, quindi non trovo giusto, insomma preferisco spendere meno e poi eventualmente comprare anche il cartaceo. Quindi ho fatto una parentesi, ma non mi ricordo che cosa stavo dicendo prima della parentesi. Vabbè, qualsiasi cosa stessi dicendo riprendiamo da dove mi viene in mente. Quindi quando lessi questa trama di questo libro rimasi un attimino, no, non lo leggo, cioè tutti veramente le recensioni che ho letto io sono tutte positive, positivissime, tranne alcune persone che si sono incazzate terribilmente sul finale di questo libro, che ovviamente non vi dirò, però parleremo anche di questo aspetto. E quindi dico no, non lo leggo, va bene, lasciamo perdere, anche se ne parlano bene tutti, non ce la faccio, non ce la faccio proprio a star male così nel leggere una storia che comunque tratta una tematica importante, perché tratta la vita di questo ragazzo Will, che è tetraplegico. Ovviamente suppongo che tutti voi sappiate cosa sia appunto cosa voglia dire questa parola, ma fondamentalmente è una persona che è condannata a stare su una sedia a rotelle, ha una mobilità veramente ridotta e deve essere aiutato in qualsiasi cosa, che sia mangiare, che sia appunto
spostarsi, muoversi, lavarsi, insomma, non entro nei dettagli, ma comunque una persona che non ha più padronanza del suo corpo, fondamentalmente. E Will è un ragazzo di 35 anni che si ritrova in questa condizione e si ritrova, non è che è nato così oppure da piccolo, insomma, a 30 anni, 32 anni, infatti è così che si apre il libro, si apre con questo prologo scritto in terza persona. Dove capisci subito, cioè io ho capito subito di che pasta fosse fatto Will, e praticamente dal prologo si capisce che questo ragazzo esce di casa una mattina, ha una vita di successo, pieno di impegni, ha un bell'uomo, una fidanzata, si capisce proprio già che tipo di persona è, a che tipo di in che tipo di vita ha, insomma, ecco. Esce di casa per colpa di una motocicletta, adesso non ricordo, pioveva, insomma, un incidente stradale non dovuto a causa sua, lui stava semplicemente attraversando la strada, una moto lo investe e lui si ritrova in questa condizione all'età di 35 anni. Quindi già lì parte proprio che ti dà una mazzata e dici aiuto. Poi la scrittrice inizia il primo capitolo non più con la terza persona ma con la prima. Con appunto in prima persona dell'altra protagonista che ha appena perso il lavoro. Vive in una famiglia di un piccolo paesino, hanno problemi economici, insomma, quindi il lavoro di questa ragazza era molto importante, ragazza che comunque ha 26 anni, quindi non è proprio una ragazzina, e ha tutto sotto controllo, il suo lavoro nel bar dove si sente sicura, il suo fidanzato da 7 anni, la sua famiglia, insomma, è chiusa in questa nicchia, e trovatasi appunto disoccupata e non potendo lasciare in difficoltà il lavoro precario di suo padre, la famiglia per via del lavoro precario di suo padre, e siccome ha anche una sorella che è ragazza madre, insomma, una serie di vicissitudini, si trova costretta a cercare un altro lavoro nonostante lei appunto avrebbe preferito rimanere a lavorare in quel bar. Nel frattempo, appunto, dalla parte della famiglia di Will mettono questo annuncio su internet che cercano appunto una persona che durante il giorno possa fare compagnia, possa occuparsi di Will, non a livello diciamo profondo, cioè ha un infermiere che si occupa di lui per vicissitudini private, intime e cose del genere, più che altro per una sorta di compagnia. E quindi i due si conoscono e praticamente il libro verterà di questo rapporto tra loro due. Will incazzato nero con il mondo, con la vita, perché avendo toccato il paradiso e poi ritrovarsi all'inferno, lui ce l'ha a morte con tutti, non sopporta di essere trattato da persona disabile, persona appunto con dei problemi. E quindi quando si vede arrivare lei che è un po' insicura, un po' tutta paurosa perché comunque non ha mai affrontato, cioè loro l'hanno scelta ma in realtà lei non ha esperienza in questo campo. Quindi c'è questo scontro proprio tra i due, lui incazzato che cerca di metterla a disagio in tutti i modi e lei che poverina non sa cosa fare. Fin tanto che, adesso vabbè, non voglio dirvi, cioè, insomma, questo qua è quello che si scopre nelle prime parti, io ci sto facendo su un discorso perché ci tengo proprio a farvi capire perché questo libro è degno di essere letto nonostante la tematica importante. Si scoprirà, cioè questo rapporto riesce a far sì che entrambi cambino. Lei che è paurosa della vita per delle vicissitudini passate che poi scoprirete, finché è tutto sotto controllo lei è contenta, ma nonostante abbia delle passioni e lui la definisce tipo la donna più intelligente che abbia mai conosciuto, cose di questo tipo, non prende, va via, va all'estero o prova a seguire i suoi sogni, perché il panico si impossessa di lei per via appunto di queste esperienze che ha avuto in passato. E lui le dice, cioè lui riesce a dare tanto a lei perché gli dice guarda che cosa hai sotto il naso, cioè tu hai due gambe, ti puoi muovere, puoi fare, cosa che io non posso fare, no? E quindi insomma è bello il fatto che questo rapporto, nonostante possa sembrare che sia lei a doversi prendere cura di lui, che effettivamente insomma per certi versi così è anche lui che dà tanto a lei. Cioè è bello e fa riflettere questa cosa perché la cosa che mi ha colpito, e come vi dissi anche nel Cavaliere d'Inverno, è che certe volte le cose si danno per scontate ed è brutto dare le cose per scontate perché
Quando poi non abbiamo più le possibilità, allora ci mangiamo le mani e diciamo: cavolo, perché non l'ho fatto prima? Perché ho rimandato? Oppure perché non ci ho pensato? Perché non ci ho dato importanza? Quindi lui cerca un sacco di spronarla a vivere, perché dice: caspita, hai le potenzialità, fallo! E lei, d'altra parte, riuscirà veramente a essere l'unica a cui lui dà retta, perché quando lui gli gira al pirlo che tratta tutti male, dice: sì, puoi anche evitare di fare il maleducato, puoi anche chiedermelo in un altro modo, gli dirà. E lui è lì che accetta poi di averla come, appunto, lui la chiama babysitter, ma in realtà non sarà una babysitter, accetta di averla comunque al suo fianco perché finalmente qualcuno non lo tratta più come un povero scemo, capite? E per cui lei si prodigherà per aiutare lui si prodigherà tantissimo ad aiutare lei, quindi c'è questa storia di amore un po' anche platonico, perché insomma, caspita, lui deve essere aiutato a fare tutto, e quindi la cosa bella è che nonostante la serietà, l'importanza di una tematica del genere, l'autrice, la scrittrice è riuscita a tenere comunque anche dell'ironia, cioè io mi sono fatta anche delle grosse risate in certi punti, perché ha cercato comunque di sdrammatizzare, è molto vero questo libro, ragazzi, cioè è duro da digerire, lo so, perché cioè se solo si pensa di finire in una condizione del genere, o si pensa di avere una persona che si ama, che possa capitarle appunto una cosa del genere, cioè sto malissimo, e il pensiero di quando leggevo e vedevo la sofferenza, cioè leggevo e sentivo la sofferenza di Will, stavo malissimo, infatti non piangere, Ilaria, per piacere. Quindi è un libro meraviglioso perché è vero, cioè caspita, non ci sta raccontando una favola, e questo che voglio farvi capire è che ci sono situazioni del genere sicuramente al mondo, magari anche voi che mi ascoltate, tu che mi ascolti hai qualcuno che sfortunatamente gli è capitata una cosa del genere, e secondo me non potremo mai capire in profondità o veramente il dolore che prova la persona stessa, per quanto le persone a lei vicine soffriranno tantissimo, ma il dolore che prova quella persona non si può capire se non lo vivi sulla tua pelle. Quindi va letto, va assorbito, cioè io vi giuro, l'ho comprato la mattina del sabato alla Giunti e l'ho finito a mezzanotte e mezza, l'una, ed ero nel letto con i singhiozzi, ma non cambierei niente di quel libro. Alcune persone si sono incazzate sulla fine, hanno detto che non era, vabbè, insomma, non vi dico che cosa, però avete capito che c'è stata un po' di discussione, quindi non è un libro tutto bello, tutto, io continuo a dire rose e fiori, rose e viole, tutto, insomma, non è quel genere di romanzo, non è un romanzo rosa dei cuoricini, no, non è assolutamente quello, e capisco che magari persone non possono essere nella modalità per leggerlo se sono magari parecchio tristi o hanno situazioni simili, però vi assicuro che vi lascia dentro tanto. E adesso possibili spoiler, quindi da qui ve lo scrivo spoiler, non dirò alla fine, ma voglio fare una considerazione, quindi possibile spoiler, e io non avrei cambiato neanche la fine, per chi l'ha letto non avrei cambiato la fine, perché, ma chi siamo noi per giudicarlo? Ma chi siamo noi per giudicare una persona condannata a stare sulla sedia a rotelle, a vivere male, ad ammalarsi mille volte perché è molto più debole, le piaghe, le polmoniti, deve essere lavato, cioè, non, ma chi siamo noi per giudicare gli altri? E per quanto un amore possa essere grande, come può annullare la sofferenza? Cioè, voglio dire, è vero, l'amore può annullare non può annullare la sofferenza, può renderla, può alleviarla, può renderla meno difficoltosa, ma io sono sicura che anche lei alla fine ha capito questa cosa. È per questo che il libro si è concluso così, perché alla fine è una cosa così difficile, così orribile, così, non lo so, non ci sono aggettivi per descriverla, che nessuno può metterci il becco se non la persona stessa, e magari ci sono persone che l'hanno giudicata una cosa sbagliata, persone che ce l'hanno morte con chi la pensa così. Cioè, continuo a parlare che si capisce e non capisce, nel senso che così chi ha letto capisce, chi non ha letto non capisce. Cioè,
Non si può giudicare una cosa del genere, non si può, io ve lo giuro, nonostante non so che cosa avrei fatto nei panni di lei, di lui o addirittura della sua famiglia, non lo so che cosa avrei fatto, ve lo giuro, ma non mi permetto di dire niente perché secondo me è stata la conclusione più vera, più forte, più sentita che mi ha fatto piangere da morire, ho singhiozzato, ma singhiozzavo nel letto che singhiozzavo in silenzio perché dico se i miei genitori sentono che singhiozzo così pensano che mi è venuto qualcosa e quindi vi consiglio di leggerlo perché le storie sono belle quando ti emozionano, quando ti lasciano qualcosa. Questo per me è una storia che vale la pena di leggere, una storia che ti lascia dentro un messaggio o qualcosa di emozionante che ti tocca e ti forma. Quindi finali discussi, non discussi, belli, non belli, lieti fini, non lieti fini. Certo, io come genere preferisco sempre quelli leggeri, però un libro così lo consiglio di leggere a tutti quanti. È troppo bello. Detto tutto questo, io vi dico che l'ho trovato in tutte le librerie, io l'ho preso alla Giunti e il prezzo consigliato è di 13 euro, però insomma sono ben spese. Fidatevi, non ve ne pentirete. Prima che mi metta a piangere di nuovo, perché se ci penso mi vengono di nuovo i lacrimoni, vi saluto, vi mando un bacio e vi aspetto alla prossima recensione o al prossimo video, al prossimo... Sapete, no, che qua tutto così, come viene, viene. Un bacio.